Ciao amiche, signaline e signalini, eccoci qui per l'analisi del video dell'indagine al convento delle monache di clausura. È un posto veramente, veramente particolare che mi ha toccato veramente tanto. Posto carico, storicamente tantissimo vissuto. Su quei terreni, già nel 1500 era stato costruito il castello, che poi successivamente è diventato un convento. E si trasferirono da lì le prime suore dalla Francia, dalla Chartreuse della Francia, e quindi iniziarono già dall'epoca appunto ad esserci delle monache fino agli anni, fine anni 90, quando poi il monastero chiuse. Cosa particolare, un posto molto carico dove sono successe decisamente tante cose, dove gli strumenti hanno dato tantissimi riscontri, hanno brillato moltissimo, ma quello che più mi ha colpito è stato ciò che è successo a me. Come avete visto, ci trovavamo nei sotterranei, nella parte più remota e più profonda dei sotterranei del convento. Abbiamo iniziato a fare qualche domanda e con le mie solite cuffie, sono delle cuffie elettroniche amplificate che amplificano il rumore ambientale. Mi sono concentrato per cercare di carpire qualche rumore, qualche voce, qualcosa. E mi sono concentrato, mi sono seduto su dei supporti per le botte, ho chiuso gli occhi e cercavo di ascoltare, di sentire se c'era qualcosa. Successivamente mi sono concentrato a tal punto che probabilmente mi sono un po' astratto da quello che era il mondo attorno a me. Non stavo più ascoltando che cosa dicevano le persone che c'erano intorno. È vero, non sono stato rapito da nessuno, dagli alieni o dai fantasmi, però è successo qualcosa di particolare, nel senso che a un certo punto Corrado, ha detto: facciamo una spirit box. Mi ha dato la telecamera in mano perché affinché la appoggiassi su una mensola, e in questo modo avremmo potuto riprendere la sessione della Spirit Box e successivamente avremmo fatto appunto questa sessione di Spirit Box. Io mi sono ritrovato in piedi con la telecamera in mano senza ricordarmi del perché avessi appunto questa telecamera in mano e senza capire che cosa stessimo facendo, perché io non avevo sentito niente di tutto quello che si erano detti Lara, Corrado, la Franci, relativamente al fatto appunto di fare questa sessione di Spirit Box. Io per un tot di minuti ero al di fuori del mondo, non stavo sentendo, interagendo gli amici SH che erano lì con me, non stavo ascoltando, non sentivo cosa succedeva fuori, e infatti a un certo punto ho detto: ma cosa stiamo facendo? Cioè, perché sono qua? Cosa stiamo facendo? Davide, Allora tutto ragazzi, ok? più o meno. Stavamo iniziando a fare il generatore di parole, ma Davide è un po' assente. Che succede? Non lo so. Ero seduto, mi sono concentrato. E Tu mi avete detto qualcosa, facciamo un io generatore di non lo parole. so, io quella parte non me la ricordo. Mi ricordo che mi sono trovato la tua telecamera in mano, Sì. Sì, che l'ho messa trovata lì. Perché Mi abbiamo. manca, cos'è successo? Io ero seduto qua, a quando mi sono trovato lì con la E telecamera. Franci che ti ha detto occhio al vetro, te lo ricordi? Sì, era prima quello, Sì, che ti ho detto che che ha tu l'hai detto attenzione appoggiato che lì. qualcuno si taglia. Poi da qui voi avete detto una serie di cose, io però non c'ero in quel momento. Gli amici mi dicevano: ma cioè, ci stai prendendo in giro, stai scherzando? Io: no, no, non, dico, mi ritrovo qua con questa telecamera in mano, ma cosa stavano facendo? Ah, ok, mi hanno detto: dovevamo fare la Spirit Box, ti abbiamo dato la telecamera per appoggiarla. Bene, io di tutta questa parte non ricordo nulla. In quel momento probabilmente ero con la testa altrove, il cervello ha fatto in modo che io mi estraniassi a tal punto dalla situazione che non ascoltavo ciò che succedeva attorno a me, stavo ascoltando probabilmente solo i rumori e stavo facendo qualcosa che era diverso dallo stare lì con gli SH e interagire con loro. Bene, esperienza molto particolare che mi ha toccato per tutto il resto dell'esplorazione. Infatti, se avete visto, ero abbastanza toccato. Successivamente, comunque, sono rimasto abbastanza sconvolto per tutta la durata dell'esplorazione e non mi era mai capitato una cosa del genere, però succede anche questo con gli SH.
Bene amici, grazie come sempre per avermi sopportato, continuate a seguire il nostro canale, mettete sempre mi piace e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e un salutone da Davide. Ciao amici, a presto! Ciao a tutti amici, eccoci al video del dopo ispezione come di consueto. Allora, che dire, la location era magnifica, nel senso che ancora ben conservata, c'erano all'interno ancora tante cose, la chiesa era anche molto abbastanza intonsa, ecco, per essere un luogo abbandonato. I riscontri sono stati parecchi, quello che mi ha colpito di più è quello che è successo nei sotterranei, anche l'episodio di Davide, che però vi racconterà ovviamente meglio lui. E anche i riscontri con il generatore di parole nei sotterranei è stato molto interessante ed effettivamente ci può aver dato l'idea che qualcosa di brutto lì possa essere successo. In realtà quando abbiamo deciso di andare lì un pochino io un pochino di aspettative le avevo, perché per quanto si pensa che sia comunque un luogo di culto, quindi un luogo dove doveva esserci la pace e quant'altro, secondo me non era proprio così. Come ho detto nell'intro del video, secondo me quello lì è stato anche un posto di sofferenza, magari per alcune donne. All'epoca era consuetudine, soprattutto nelle famiglie nobili, avere almeno un membro della famiglia all'interno del clero, quindi se ti andava bene che nascevi maschio, sicuramente avevi, diciamo, posizioni un po' più di potere proprio perché eri nobile. Se invece ti andava male e nascevi femmina, molte volte capitava che finivi in quei posti lì e magari non tutte le donne erano contente proprio di fare quella fine lì, anche perché poi era una vita piena di regole, comunque regole rigide. Chi mi viene a dire, ma io le suore in giro le vedo, sono sorridenti e tutto quanto, io dico, ok, sì, può darsi, avete anche ragione, però dobbiamo distinguere un po' le cose, nel senso che un conto è la suora che vedi in giro, quindi vari ordini monastici che vanno in giro, insomma, per aiutare le persone e quant'altro, un conto è l'ordine di clausura, perché l'ordine di clausura, una volta che tu entri lì dentro, mi dispiace dovervelo dire, ma in faccia forse non ti vede neanche più tua madre, quindi quelli che mi dicono, ma io le vedo sorridenti, vorrei che mi spiegassero dove le avete viste, perché appunto non è più possibile vederla una persona una volta che entra in clausura, quindi dire che l'hai vista sorridente, vabbè, fate voi. Quindi entravi in un posto dove c'erano regole rigide, magari non volevi neanche stare lì, io immagino l'animo un po' più ribelle, un po' più libertino che si ritrovava lì dentro e non è che potevi dire no vabbè ma qui non mi piace, me ne vado, una volta che eri lì, lì rimanevi e ci rimanevi per tutta la vita, quindi cioè, nel senso, provate a mettervi nelle scarpe di queste persone e non credo che la situazione sia così tanto bella. D'altronde queste sono storie che ci racconta anche il Manzoni, per quanto sia una palla leggerlo, comunque lui ci dipinge bene l'idea di com'era all'epoca l'ordine monastico. Questo si vede anche tanto da ad oggi, di come il clero abbia forti difficoltà, quindi ci sia una forte emorragia di proprio di persone che vogliono farla quella vita. Molte volte fanno fatica a trovare i preti per le parrocchie, magari c'è un prete per tante parrocchie, proprio perché è sempre più difficile. Ovviamente questi posti qui che hanno queste regole e vanno sempre più a morire, perché ovviamente, insomma, per quanto uno può essere religioso, ecco, ci pensa magari due o tre volte prima di andare a fare quella vita lì, proprio perché il nostro concetto di libertà ormai non è più in linea con determinati parametri. Come vi ho detto, appunto, i riscontri sono stati molto interessanti. In chiusura abbiamo fatto quel piccolo
piccolo rituale, che poi non è stato neanche un rituale, non l'abbiamo fatto per una mancanza di rispetto, non abbiamo fatto nulla di male, infatti non abbiamo fatto né un'apertura né una chiusura del rituale, abbiamo semplicemente acceso delle candele che insomma in chiesa ci stanno, perché tanto le candele in chiesa ci sono sempre state, e abbiamo provato a fare delle domande con un libro per vedere se c'era qualche entità che voleva comunicare con noi o dirci qualcosa, insomma nulla di irrispettoso e nulla di male, abbiamo solo provato a vedere se c'era qualche entità che con noi voleva comunicare. I riscontri sono stati, devo dire, abbastanza coerenti, quindi un'indagine che secondo il mio punto di vista ha dato molte soddisfazioni, e un luogo particolare sicuramente vale la pena aver indagato. Detto questo, amici, grazie per l'attenzione, buona serata, ciao a tutti. Si sente. State cantando, state facendo, state dicendo le preghiere? Forse è l'ora del vespro. Ho sentito un po' un tac adesso sopra. No, ma si sente come se ci fosse della musica. Sì. Guarda che è l'ora che cantava di vespro. Senti, minchia. Sì.